Bene, adesso passiamo Ora ai... ti spingerò. Non No, non mi pingere. ti spingo, va bene. Mi pinge. Non è vero, Mi pinge. ti sto abbracciando. Mi pinge. Un pugno sul naso. Allora, le domande su Instagram, oddio come si è fatto buio, tutto in una volta. Mezzanotte. Mezzanotte. Calano le tenebre. Allora, Elena, che è una ragazza tanto dolce, tanto carina, che ho conosciuto di persona, ciao tesoro, ci chiede, avete mai... Si è spento il Ovviamente mi si telefono. spegne il telefono. Avete mai pensato di adottare un bambino? Non ne abbiamo mai parlato. Non ne abbiamo mai parlato. Oddio, c'è stato più o meno qua, insomma, sì, più o meno. Però io ho più volte detto che non mi sento in grado, cioè non ho proprio l'istinto Molto materno. molto materno. E poi... Cioè, se fosse coetaneo potremmo adottarlo. E poi obiettivamente, secondo me, in un certo senso già facciamo fatica io a prendermi cura di me, lui a prendersi cura di sé e a prendersi cura l'uno dell'altro. Se ci mettiamo una terza persona, Diventa un macello. diventa un macello. Sì, da una parte ogni tanto ci si pensa e forse piacerebbe poterlo fare, magari. Prenderemo un bambino peloso con le orecchie alla Esatto, coda che beh, fa quello miau sicuro, miau. quello Però sicuramente. più avanti, adesso no. Adesso no. Pinca Pallina ci chiede, domanda un po' forte, hai mai pensato, vabbè, diretta più che altro a me, hai mai pensato di essere da ostacolo al tuo ragazzo? No, direttamente. No, io non ho mai pensato di essere ostacolo al mio Sia ragazzo, per anche. un desiderio di avere figli, sia per un matrimonio, e ne avete mai parlato Di ciò. di ciò? Allora, sulla questione matrimonio non vedo dove dovrebbe, cioè dove potrebbe essere, diciamo, l'ostacolo. Io voglio sposarmi, tu no. A parte quello. Ma No, scherzo. nel senso che comunque, cioè, volendo ci potremmo sposare tranquillamente, nel senso Quindi mi vuoi sposare? non c'è niente di, di faticoso, di infattibile in questo. Allora, No. Per il desiderio di avere figli è lo stesso discorso di prima. io a prescindere, Cioè, diciamo avendo che anche non... una malattia genetica trasmissibile al 50%, non so se rischierei di Noi abbiamo ragionato anche trasmetterla. sul fattore genetico, nel senso che avere un figlio, sia io nel mio caso che lui nel suo caso, biologico, comunque c'è il 50% di possibilità, se anche lui fosse con un'altra persona, io, c'è comunque lui al 50% di possibilità di trasmettere la sua patologia al figlio, e quindi c'è anche quel discorso lì, insomma. Diciamo che non si parla di ostacolo, perché comunque ognuno ha un attimino di remore personali Sì, poi sulla questione, quindi non c'è. mi sento troppo pirla per fare qua. Troppo bambino. E te abbiamo tipo 12 anni a testa, Sì, penso anch'io. più o meno, Più 12-13. o meno, sì. Poi Stefania, che mi aveva fatto anche le domande prima su Facebook, mi chiede: cosa provi quando vai ai raduni e incontri moto e Luca viene con te e tu vieni con me? Non sempre. Non sempre. Oddio, cosa provo? Mi sento in famiglia. Penso che sia la descrizione più appropriata. Mi sento in famiglia. Anche se magari ci sono dei motociclisti che non conosco. Sì, è un ambiente a te familiare. Sì, è un ambiente che per me è familiare, quindi Sì, un po' a casa. mi sento totalmente a mio agio, insomma. Io non sempre perché a volte sono un po' stanco, sono un po' di problemucce a stare in giro, quindi magari sto a casa. Bella. Poi 1, 2, 3. Ok? Stella ci chiede: la mia domanda forse potrebbe suonare offensiva, spero di no perché l'intenzione non è quella. Allora, questa persona dice: anch'io ho dei problemi di salute di diversa natura e mi è capitato di pensare di dovermi accontentare di un uomo che magari mi piace, ma non mi fa impazzire perché comunque, visto il mio problema, non ho grandi possibilità con gli uomini. Cosa ne pensi, barra pensate di questa cosa? A te è mai successo di pensarlo? La domanda non è offensiva e No, anche perché... secondo me può essere anche una domanda che si fanno tante persone, soprattutto se hanno magari delle insicurezze o a prescindere, Sì. pensano di doversi accontentare di quello che arriva. Sì. Non bisogna accontentarsi.
Bisogna trovare la persona giusta che ti sappia rendere felice e che allo stesso tempo tu sia in grado di rendere felice a tua volta. Non è facile, però se si parte accontentandosi non ci si arriverà mai. A te è mai successo? No, non mi sono mai voluto accontentare. Mi è capitato di pensare che a un certo punto morirò zitello, che non troverò mai nessuno. Zitello. Sì. Entrò una vecchia zia acida. E invece poi sono inciampato in Chiaruge. Che culo. E te? Oddio, anche a me, cioè a me è capitato di pensarlo, cioè anche io, insomma, Quindi tu adesso ti stai accontentando? non troverò mai una persona. Però diciamo che non è mai stata una cosa che mi ha pesato più di tanto, ecco, forse più quando ero ragazzina, adolescente, piuttosto che quando sono Da stata grande. un po' più grande, insomma. Però sì, ripeto, mi è capitato di pensarlo, ma sono certa che al 90% delle persone capita di pensarlo, Anche di più. anche per dei problemi magari molto piccoli, cioè per delle insicurezze, tra virgolette, molto piccole. Abbiamo conosciuto un paio d'anni fa una coppia di nostri amici inglesi e l'anno scorso chiacchierando ci hanno raccontato che noi pensavamo hanno una certa età, quindi insomma pensavamo fossero sposati da una vita, insomma. E ci hanno raccontato invece di essersi incontrati su un sito di incontri per persone over 50. Il giorno in cui non mi ricordo se lui, il giorno in cui lei si è iscritta, lui le ha scritto un messaggio, si sono incontrati e dopo, cos'era, 5 mesi, 6 mesi? Si Sì, 5-6 mesi si sono sono sposati. sposati, vivono insieme da allora, da qualche anno, sono sposati nel 2012 Mi sembra di sì. Sono e sono una coppia stupenda, quindi non è bellissimi. mai troppo tardi. No, assolutamente. Benedetta ci dice: Chiara, di al tuo ragazzo qualcosa che non gli hai mai detto e viceversa. Lo Quindi lo dice anche a me. dice tutti e due, parti tu. No, e Io non vice sono come prima pronta. tu. Non sono pronta! Cielo! Oh cielo, non sono preparata. Non hai Non ho studiato? studiato. Mi metto un 4 perché tanto non ho No, studiato. no, ti metto due così non lo recuperi. Pure meno. E vai dalla preside. Digli qualcosa che non gli ho mai detto. C'è una ciglia che ti è caduta. Vero però. Un complimento qualunque. Malefico e malvagio. Una cosa che non ti ho mai detto. Boh, non lo so, non so. Boh, non ci viene in mente niente. No, è una domanda difficile. Domanda troppo difficile. Ili Corea ci chiede: litigate spesso e fra i due chi è quello che vuole far pace subito? Litighiamo relativamente spesso. Fra i due chi è quello che vuole fare pace subito? Dipende dal livello della litigata. Esatto. Se la litigata è Nini. piccolo media, io. Sì. Se la litigata è un po' più seria, Facciamo fatica. la prima persona che viene a far pace sei tu. Ma Ah, quando. Sì. Beh, spesso, non tutti i giorni, tutti i una volta weekend, alla settimana. tutti i weekend più o Sì. meno. Ma davvero? Boh, ci chiede. C'è le antenne. Ah, non c'ho le corna. Sono le antenne, le lumache. Sei sempre stata storta. Non so fare a leggere, sono Sempre dislessica. stata storta? Tipo da storia seria o Luca il primo ad averti spinta a questo? Pensi che l'amore possa durare per sempre? Pensi che l'amore possa durare per sempre? Non per inerzia. Sì, esatto, cioè comunque è una cosa che Che va va portata avanti. portata avanti, va coltivata, va Mantenuta. mantenuta. Sei sempre stata tipo da storia seria? Beh, diciamo che questa è la mia prima storia, veramente. Seria, nel senso che direi che dopo 6 anni. E prima, onestamente, non era una cosa su cui ho mai ragionato, nel senso che Era una non cosa ho. che cercavi o non Non ti ponevi cerco. No, problemi? esatto, non mi ponevo il problema. Sempre lei ci chiede: ti è mai mancata la vita da single per te? Ma rispondi anche tu, però. Ti è mai Nel mio mancata caso Luca mi ha spinto. Cioè, cosa la. Ti è mai mancata la vita da single? O per te non è mai stato un ostacolo spartire gli spazi e il tempo col partner? Diciamo che io sono stata molto abituata a stare per conto mio, io adoro stare per conto mio,
ho bisogno viscerale. viscerale di stare per conto mio, Ogni tanto sta per conto suo. mi mette un po' in difficoltà in effetti a volte condividere gli spazi e i tempi, quindi sì, faccio un po' fatica. Non sono una di quelle che dice se sto da sola sto male, non potrei mai stare da sola, vivere da sola, cioè Sì, vabbè, lo mio marito. vivere da sola, vabbè, magari nel mio caso sarebbe un po' faticoso, ma per questioni materiali, non per altro. Vita da single, non lo so, cioè mi manca, no, non la vita da single, però cioè, comunque avere anche delle giornate completamente intere, cioè nel senso tutta la giornata e la notte, eccetera, eccetera. In cui sto per conto mio. Oh, io purtroppo sono fatta Lui. così. Non è Cioè, normale. anche a volte addirittura dormire da sola mi manca. Vabbè, comunque. Ah, ci è rimasta solo questa. No cake for you che ci chiede ancora: avete intenzione di sposarvi? Dì la tua risposta. Se la domanda è plurale, no. Tu hai intenzione di sposarti? A me piacerebbe. Io ho intenzione di sposarmi? Bravo. Assolutamente no. Ok, Ciao Clara, bene, buongiorno. le domande sono Senza che lei se ne finite. accorga. Per i prossimi video ask, se avete domande, o potete lasciarle qua sotto nei commenti, oppure seguite la mia pagina Facebook e il profilo Instagram che ogni tanto. Se no, mandate un fax. Ciao gente, vi lovo tantissimo, mi raccomando, seguitemi sui social, fai l'altra metà, dai. Sui social, bravo, tira sulle dita, bravissimo. Sui social, su questo canale se vi va iscrivetevi e vi lovo tanto che lo sapete. Vi mando un bacione e ci vediamo. Ciao! Ciao. Dammi la mano! Piacere. Dai! Non così! Dammi la mia mano! Ciao gente, saluto! Ciao. Rotola, sei morto?